Iniziamo con l'oggetto numero 1. Risponde l'assessore Coletto, interroga la vicepresidente Meloni, misure a sostegno a favore dei circoli sociali e ricreativi in difficoltà. Prego, vicepresidente Meloni. Grazie, presidente. Questa interrogazione chiede appunto misure di sostegno a favore dei circoli ricreativi, sociali in difficoltà. Questo tema mi sta particolarmente a cuore perché il settore dell'associazionismo, come sappiamo, è stato tra i più colpiti dalle misure restrittive per il contenimento della pandemia. Sappiamo però che soprattutto l'Umbria, con le sue piccole realtà, è ricca, diciamo, di circoli sociali e ricreativi. Addirittura in molti comuni e in molte frazioni sono l'unica realtà e l'unico punto di ritrovo e gli unici centri di aggregazione sociale comunitaria, sia per i giovani che per gli anziani. Queste realtà ovviamente svolgono attività di promozione sociale, come sappiamo non accumulano utili e nella maggior parte dei casi sono comunque organizzazioni soprattutto a carattere volontario che si autofinanziano e che sono anche frutto del lavoro e della buona volontà di privati e di cittadini che si prodigano quotidianamente per la tenuta sociale dei territori. Il DPCM del 24 ottobre del 2020 aveva sospeso le attività all'interno dei centri culturali, sociali e ricreativi, considerando anche la possibilità di somministrazione, anche l'asporto o la consegna a domicilio. Attraverso l'emendamento Salvacircoli del marzo 2021, in realtà i circoli erano stati poi equiparati ai soggetti e agli esercizi privati, consentendo, almeno nelle zone gialle, di poter riprendere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ora però questo ovviamente non ha potuto recuperare tutti i mesi di chiusura e tutto l'anno e mezzo di difficoltà in cui queste attività purtroppo sono state costrette e non avendo potuto svolgere attività. Per questo motivo ci sono tanti circoli e tante realtà che probabilmente saranno costrette a non riaprire. Non solo mettendo a repentaglio la tenuta sociale dei territori, ma anche mettendo a rischio diverse centinaia di posti di lavoro. Il decreto Ristori Bis del novembre 2020 aveva previsto la costituzione di un fondo straordinario per il sostegno agli enti del terzo settore con 70 milioni di euro per il 2021, anche a favore delle associazioni e dei circoli che non svolgono attività commerciali e che non hanno quindi la partita IVA. Tuttavia queste risorse non sono né da una parte state ancora erogate e né dall'altra sufficienti a risanare la grave situazione in cui versano purtroppo queste realtà. Ritengo che nella maggior parte dei nostri paesi, delle nostre frazioni, dei nostri territori, dei nostri comuni, i circoli svolgano una funzione di aggregazione insostituibile, ripeto, per la tenuta sociale, per quella che è la vita del terzo settore, per quello che è l'associazionismo a cui ruotano spesso intorno queste realtà, dalla promozione culturale, l'assistenza anche agli anziani, spazi educativi e anche di ritrovo. Quindi rappresentano un importante e fondamentale collante del tessuto sociale. Quindi io chiedo ovviamente alla Giunta regionale se ci sono delle azioni che intende intraprendere per supportare e quindi per evitare anche la chiusura dei circoli sociali e ricreativi nei nostri territori, se intende anche stanziare fondi propri regionali a favore di queste realtà e se sono anche previste delle forme di sostegno agli enti locali affinché anche i comuni della nostra regione possano a loro volta sostenere queste associazioni e queste realtà, considerando che alcuni comuni si sono già fatti promotori di iniziative di questo genere, considerando che gli enti locali in primis hanno subito in questo lungo periodo di difficoltà, a loro volta delle difficoltà importanti, perché spesso hanno dovuto sostenere e aiutare cittadini in difficoltà, associazioni e quindi anche realtà come queste di cui stiamo discutendo. Da ultimo io ho mandato anche una lettera al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Orlando
e al suo staff, dove facevo presente appunto questa difficoltà, che non è ovviamente soltanto umbra, e quindi dei nostri territori, affinché se ne facessero carico e soprattutto per sensibilizzare questo tema. Grazie. Grazie Vicepresidente. Prego, Assessore Coletto. Grazie Presidente. Siamo consapevoli che gli enti del terzo settore, pur essendo chiaramente organizzazioni senza scopo di lucro, per il loro basilare funzionamento devono sostenere dei costi di natura fissa spesso molto consistenti, come ad esempio l'affitto, le spese di gestione della sede, eccetera. Sappiamo anche che le misure di contenimento del contagio da Covid-19 hanno impedito agli enti del terzo settore di attuare le varie attività istituzionali che solitamente servono loro di supporto, ed è per questo che il legislatore nazionale ha finalmente introdotto delle misure ad hoc per sostenere tali categorie di enti. Decreto 137 del 2020, all'articolo 13, aveva difatti previsto un fondo straordinario per il sostegno agli enti del terzo settore, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per il 2021, come giustamente sottolineava il vicepresidente Meloni. Il fondo è stato introdotto al fine di sostenere quindi non solo circoli ricreativi e culturali, ma le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui la legge 11 del 91, numero 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui l'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, numero 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui l'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 97. Il legislatore si è poi reso conto in corso d'opera che tali fondi risultavano assolutamente insufficienti per dare agli enti in difficoltà, e quindi con l'articolo 14 del DL 41 del 2021 ha incrementato il fondo di 100 milioni di euro. La dotazione del fondo è ora di 170 milioni di euro e il decreto è fermo al Ministero dell'Economia e Finanze per le verifiche amministrativo-contabili di copertura e non è ancora passato in conferenza delle regioni. Solo in quella sede la Regione dell'Umbria, quando si farà evidentemente il riparto, potrà ufficialmente sapere di quale quota di 170 milioni potrà disporre e decidere quindi quale sarà la procedura più spedita per poter ristorare la platea di ODV e APS iscritte ai nostri registri regionali. Si fa presente che nel 2020 sono state messe a disposizione delle risorse dell'APS e ODV che hanno risposto in maniera positiva all'avviso del 5 agosto 2020 per il sostegno e la promozione di interventi post emergenziali finalizzati a contrastare gli effetti della diffusione del Covid-19 in attuazione dell'accordo di programma per il sostegno e lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nel 2019 e 2020. Per un ammontare di 2.797.000 euro sono stati finanziati 5 progetti regionali con un partenariato di circa 40-50 ODV APS, dove si spesano anche i costi fissi delle stesse. Nei prossimi mesi daremo attuazione agli accordi di programma del 2021 con una dotazione di 540.000 euro. Quindi c'è massima attenzione da parte nostra. Ci auguriamo che il Ministero dell'Economia e Finanze al più presto approvi questa dotazione in maniera tale che in Commissione Salute e successivamente in Conferenza Stato-Regioni si possa divenire un riparto equo di quelle che sono le risorse da destinare in maniera equa a tutte quante le regioni. Grazie. Grazie Assessore. Prego Vicepresidente Meloni per la replica. Grazie Assessore. Grazie per la risposta. Sì, infatti la questione che appunto stiamo tutti aspettando per l'approvazione dei fondi che poi dovrebbero essere di ricaduta anche sulle regioni è quello che appunto a cui io facevo accenno, proprio perché in questo momento
dopo aver appunto aggiunto risorse a quelle inizialmente stanziate dei 70 milioni, rendendosi ovviamente conto che potevano essere veramente più che insufficienti, aspettiamo tutti appunto questa approvazione. Dopodiché chiaramente quello che ad oggi è stato fatto con i bandi già promossi sono ovviamente purtroppo ancora insufficienti anche per la Regione dell'Umbria rispetto a quelle che sono le tante realtà diffuse nel nostro territorio, la maggior parte peraltro realtà piccole che non hanno avuto la possibilità di accedere a questi bandi, e sicuramente 540.000 euro di cui lei accennava poco fa non potranno purtroppo risolvere la questione delle spese che in questi mesi hanno dovuto sostenere senza aver avuto peraltro nessun introito. Quindi quello che io chiedo è di fare uno sforzo aggiuntivo, non solo tenendo conto di quelle che sono le risorse nazionali, che chiaramente saranno ripartite in tutte le regioni in maniera, mi auguro, equa, ma purtroppo o per fortuna sappiamo che l'Umbria più di altre regioni vive di queste realtà, quindi è chiaro che quello che noi chiediamo è di considerare questo dato e questa diversità anche rispetto alle altre regioni e di investire, perché sappiamo che possiamo perdere veramente un patrimonio che in questi anni è stato costruito e che tiene insieme veramente dei territori e che fa aggregazione sociale in maniera oltre che solida anche strutturata. Quindi io quello che torno a ripetere è non solo che faremo, ovviamente monitoreremo quelli che saranno poi le risorse che arriveranno in Umbria, ma soprattutto chiediamo una maggiore attenzione, crescente attenzione su questo tema, che è davvero un tema che è sentito anche a livello nazionale, ma che in Umbria sta creando veramente delle difficoltà importanti e che gli enti locali veramente da soli non ce la fanno a sostenere. Molti comuni hanno già fatto dei bandi interni proprio per dare la possibilità al mondo dell'associazionismo e anche soprattutto dei circoli per sostenerli e supportarli nelle spese, ma è chiaro che l'ente locale sottrae comunque ulteriori fondi già peraltro impiegati durante questo anno e mezzo di difficoltà, e quindi penso che bisogna fare questa catena del valore del sostegno a supporto di queste realtà per non lasciare indietro nessuno e per far sì che i nostri territori non si impoveriscano sempre di più anche sotto l'aspetto economico, culturale ma anche sociale. Grazie. Oggetto numero 22, interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Coletto, organizzazione e gestione dei percorsi assistenziali in emergenza urgenza, anche a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Prego la parola al consigliere Bori. Grazie Presidente. Come sa l'assessore, in questo momento il tema dell'emergenza urgenza è un tema centrale. Abbiamo i pronto soccorsi al collasso, abbiamo un depotenziamento dell'accesso per l'emergenza urgenza, abbiamo delle carenze su tutti i fronti dei percorsi e dei protocolli che devono costruire l'emergenza urgenza, che ricordiamo può essere di tante nature, da quella psichiatrica a quella dovuta a traumi, incidenti, l'emorragica e ad esempio l'ingestione di corpi estranei e quindi quella endoscopica, per esempio. Il tema dell'emergenza urgenza è un tema centrale. Noi abbiamo la fortuna di avere qua l'università con le scuole di specializzazione e quindi degli specialisti che escono formati e che noi non riusciamo a inserire nell'organico delle due ASL e delle due aziende ospedaliere. E la preoccupazione è che di fronte alla carenza di organico, di fronte al depotenziamento del servizio, di fronte alla mancanza di un'organizzazione e di una gestione dei percorsi assistenziali in emergenza-urgenza, a pagarne il danno siano i cittadini e i pazienti. In questa fase di emergenza sanitaria si sono evidenziate le difficoltà, le carenze, i limiti di una rete di servizi che va ripensata, ma si sono evidenziate anche le carenze rispetto a delle scelte,
Sappiamo ad esempio che in Umbria ci sono dei PDTA collegati all'emergenza urgenza che non vengono ufficializzati ed utilizzati. Io ricordo che il 70% degli accessi in pronto soccorso in codice rosso sono dovute all'ingestione di corpi estranei e di sostanze caustiche, insieme alle emergenze emorragiche. Quindi questo è chiaro che deve essere un tema che noi non possiamo non affrontare, e che una corretta gestione organizzata della rete dell'emergenza urgenza è fondamentale per dare una risposta di grande impatto sia sociale che di salute, ed evitare il disservizi o malpractice. La questione in oggetto per noi è una questione centrale, e siamo qua per interrogare, a fronte delle notizie degli ultimi giorni anche rispetto ai pronto soccorsi o alle notizie di oggi, che registrano un aumento del 50% degli accessi, e anche al fatto che mancano i medici per la continuità assistenziale e che verranno utilizzate le USCA, quindi i professionisti che dovrebbero seguire l'emergenza Covid, verranno utilizzati per coprire i turni di guardia medica. Di fronte a tutto questo, noi siamo qua a interrogare sulla situazione e se sono stati previsti dei protocolli specifici e dei piani di riorganizzazione sia nell'emergenza che nella situazione ordinaria per la rete dell'emergenza urgenza tra la sanità territoriale, le due aziende ASL Umbria 1 e ASL Umbria 2 e le due aziende ospedaliere, con particolare attenzione, Assessore, al tema dell'appropriatezza della centralizzazione del paziente. Quindi il paziente che viene spostato da un polo all'altro. La seconda cosa è per sapere ad oggi, alla luce della grave emergenza sanitaria per la pandemia, che comporta che una parte dei posti letto a più riprese vengano destinati sia nei ricoveri ordinari che nella terapia intensiva che nella subintensiva a soggetti positivi e quindi non rientrino nella rete generale. L'interrogazione è per sapere come e in base a quali criteri le strutture ospedaliere riorganizzano i ricoveri oltre che la centralizzazione del paziente e assegnano i posti letto rispetto all'emergenza urgenza. Grazie. Grazie consigliere, prego l'assessore. Grazie Presidente. Andando in ordine, per quanto riguarda appunto i protocolli specifici, in tutti gli atti regionali, fin dall'inizio dell'emergenza pandemica, è stata citata, rappresentata la modalità organizzativa da attivare per garantire appropriatezza in termini di sicurezza per il paziente e gli operatori, assicurando tempestività di azioni e procedure appropriate. Sono attualmente in corso di stesura il piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, il famoso PANFLU, del 2021-2023, questo è l'ambito, sono i soliti 3 anni. È il piano socio-sanitario regionale che ridefinirà l'organizzazione dell'intero sistema di risposta per l'emergenza urgenza sia in fase di attività ordinaria sia in fase di eventuale gestione epidemica. Il sistema dei posti letto, questo per quanto riguarda la gestione appunto dei posti letto dei reparti destinati al Covid e della terapia intensiva eventualmente destinate all'ambito Covid. Il sistema dei posti letto è stato in corso di pandemia definito e rimodulato in base alle esigenze che via via sono sopravvenute. Sappiamo bene che ci sono state varie ondate e in funzione di queste ondate sono stati rimodulati e modulati dei piani per attivare dei posti letto in più sia nell'ambito del Covid, quindi reparti Covid, sia nell'ambito delle terapie intensive. Da 69 siamo arrivati fino a 127, siamo andati anche oltre, arrivando sino a 141. Gli assetti e le dotazioni di posti letto di terapie intensive, subintensive, area medica, complessivamente nella forma strutturale definitive, sono stati approvati e definiti nella DGR 483 del 19-6-2020, piano di riorganizzazione emergenza Covid.
Il potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'articolo 2 decreto legge 19 maggio 2020 34, è approvata dal Ministero. Nelle more della realizzazione strutturale delle diverse fasi pandemiche sono state adottate delibere di giunta regionale che hanno dato specifiche indicazioni attuative per le modalità di ricovero di occupazione di posti letto per tutte le strutture regionali a garanzia di uniformità e sicurezza per i pazienti e gli operatori. Il percorso dell'emergenza urgenza è sempre stato organizzato alla luce delle indicazioni operative date, garantendo la conoscenza indispensabile e tempestive delle disponibilità, per esempio, dei posti letto differenziati per le singole strutture e reparti. È a conoscenza di tutti che durante il fenomeno pandemico abbiamo dovuto attivarci in tempo reale per ampliare quelli che erano i posti letto nei vari reparti, garantendo quella che era la sicurezza degli operatori e dei ricoverati. E nello stesso tempo abbiamo dovuto amplificare e ampliare quelli che erano i posti di terapia intensiva, che spesso e volentieri erano molto limitati. Siamo riusciti ad evitare, per quanto possibile, dal punto di vista tecnico-scientifico, di portare pazienti fuori dalla regione, a meno che non sia stata una richiesta appunto dai vari professionisti dell'emergenza-urgenza piuttosto che della terapia intensiva per trattare ad esempio in ECMO determinati pazienti che non potevano essere trattati in Umbria, ma crediamo, siamo certi di aver potuto rispondere con i mezzi che abbiamo trovato nella maniera necessaria e sufficiente per dare delle risposte al territorio. È chiaro che adesso il piano, sia il piano di emergenza, in considerazione del fatto che verranno rimodulati anche quelle che sono le questioni legate al soccorso, che diventa sempre più importante in una stagione che guarda il futuro e guarda il futuro con maggiori garanzie, da riportare dalle Marche verso l'Umbria, e la riorganizzazione di tutti quanti i pronto soccorsi. È chiaro che il materiale umano, chiamiamolo così, con il massimo rispetto, visto e considerato che stiamo parlando di professionisti, di medici che seguono l'emergenza urgenza, il 118, piuttosto che anestesisti e rianimatori, non è facile trovarlo, per mille e uno motivi. Non è l'Umbria che non ha cercato, l'Umbria ha cercato e ha cercato con tutte le sue forze di accaparrarsi i professionisti. Certo è che con tutte le loro forze hanno cercato di accaparrarsi i professionisti anche la Liguria, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, la Calabria, la Toscana e via via via. Noi scontiamo un vulnus che è gravissimo. C'è stata una miopia da parte del governo che ha messo il numero chiuso nelle facoltà di medicina, che ha limitato di molto per tanti anni quelle che sono le borse di studio di specialità per i laureati e abilitati che uscivano dalle università. Ne laureiamo e abilitiamo 10.000 ogni anno di medici, ma le borse di studio fino a un paio d'anni fa erano solo 6.000. Allora, in tanti anni noi abbiamo creato 4.000 disoccupati di lusso. Che cosa facevano? Andavano a lavorare all'estero, ovviamente. L'Italia li formava e li forma molto bene, e questi trovavano facilmente posto all'estero piuttosto che nella continuità assistenziale, cioè nelle guardie mediche o in altre situazioni. Allora io credo che qualcuno deve fare mea culpa rispetto a questa situazione. Ci troviamo in grave disagio, ci troviamo in grave difficoltà, causa appunto questa miopia che c'è stata negli anni, questa volontà di limitare le spese della sanità a favore di altri ambiti. Io capisco che una svolta economica sia una svolta importante, ma credo che la svolta economica e l'aggressione dei mercati si possa e si debba fare se le nazioni, se le regioni possano garantire la sanità nella maniera più corretta possibile. È vero che stiamo affrontando una pandemia, ma è altrettanto vero che quelle che sono le risorse e la disponibilità della sanità dovevano essere molto maggiori e soprattutto mirate alle situazioni regionali che sono molto diverse fra loro. Grazie. Consigliere Bori. Sì, molto rapidamente. La questione della formazione dei medici specialisti, ma non solo, degli infermieri, di tutti i tecnici, è una questione chiave.
Io, Assessore, le ricordo che lei ha fatto parte del governo, per cui quando uno ha ruoli deve cercare di risolverle le questioni. Sull'emergenza urgenza, che non è solo il 118, ma c'è tutto il tema endoscopico, il tema quindi legato alla gastroenterologia, tutto il tema psichiatrico, non è solo quello, però noi formiamo qui in Umbria centinaia e centinaia di specialisti, quindi medici specializzandi che scelgono l'Umbria con un concorso nazionale, vengono a formarsi qui e poi non vengono assorbiti, sono formati bene e non vengono assorbiti dal sistema sanitario regionale, se non con contratti trimestrali, annuali, dottorandi e quant'altro, e alla fine vanno fuori regione, perché fuori regione invece vengono assunti a tempo indeterminato. Questo è un tema che io le chiedo di affrontare. Noi abbiamo avuto, e lo sa bene la Presidente Pace, che si era presa l'impegno di fare un documento sull'emergenza urgenza, noi abbiamo avuto come ospiti in Commissione Sanità tutto il sistema dell'emergenza urgenza e hanno sollevato e lamentato una serie di questioni, di vicende che noi dobbiamo affrontare. Loro il personale lo formano e questo personale noi lo perdiamo. È un tema, anzi è il tema, perché la sanità funziona con gli strumenti, con le risorse, ma soprattutto con le persone e soprattutto con le persone formate e capaci. Quindi noi abbiamo questa risorsa enorme che sono l'università e le scuole di specializzazione, non possiamo permetterci di non approfittarne, ma di regalarle dopo averle formati, dopo aver investito sui medici, sugli infermieri, sui tecnici di radiologia e quant'altro, e poi regalarli ad altre realtà. Questo non ce lo possiamo più permettere. Avete visto i dati, avete visto le notizie, il tema dei pronti soccorso al collasso, i temi della mancanza di personale, il tema dell'aumento degli accessi con la ripresa della vita ordinaria è un tema e noi lo dobbiamo affrontare. Accanto a questo, Assessore, io la invito ad approfondire una questione. I professionisti nel tempo hanno sviluppato dei percorsi e dei protocolli che sono oggi depositati e non vengono attuati, non vengono ufficializzati. In particolare su tutto il tema dell'emergenza endoscopica, che insieme all'emorragica e all'ingestione dei corpi estranei è il 70% dei codici rossi in Umbria, questi protocolli noi non possiamo permetterci di non attuarli. Servono ad evitare degli errori che possono accadere nella vita quotidiana e servono anche per evitare una centralizzazione impropria del paziente, quindi spostare continuamente i pazienti dal territorio alle aziende ospedaliere senza che ce ne sia la necessità o senza che ce ne siano i criteri. Per cui io la invito ad approfondire questi temi. Grazie.